dal provider di un uptime minimo del 99,9%, ok? Che è qualcosa che se provassimo a costruire un premises costerebbe tantissimo, ammesso che saremmo in grado di farlo. E vi ripeto, non abbiamo selezionato update domain, full domain, niente, availability zone, niente. Next, 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 finish, 99,9%. Ecco, il primo beneficio, quello enorme che probabilmente solo una public cloud ci dà, è una possibilità che i nostri sistemi siano online clamorosamente alta. Se questa cosa ci serve, beh, allora è complicato pensare di poter fare a meno o meglio del cloud. E allora poi si può parlare di costi. Secondo me la unique value proposition principale delle piattaforme cloud è questa. Quindi ho voluto dirne uno e dico Service Level Agreement. Poi adesso sentiamo Vittorio, Lorenzo, Marco, qual è il loro angolo, ecco. Ah, vado io. Vai Vittorio. Secondo me un altro valore è l'elasticità, cioè, meno io l'ho vissuta sulla mia pelle, è possibile gestire dei picchi senza allocare le risorse computazionali fisse. Quindi io lo vedo nel mio caso, noi come Zucchetti eroghiamo le dichiarazioni dei redditi, facciamo i 730 per un terzo degli italiani. Questi 730 si concentrano tutti in un periodo ben predefinito, in qualche mese. E quindi io dovrei, per garantire degli impianti che mi possano gestire quel picco, dovrei allocare risorse tutto l'anno con dei costi, delle capacità computazionali inutilizzate per buona parte dell'anno. Quindi io dico, l'elasticità, la possibilità di allocare queste risorse in modo dinamico è un valore infinito. E poi dopo c'è anche la scalabilità, perché magari non ho previsto per determinati picchi, o ho previsto e magari si muovevano certe tempistiche, e ho bisogno di una capacità computazionale elevata per una settimana, 2 settimane, perché c'è stato quello specifico cambiamento, è arrivata tardi una delibera statale, così, e posso mettere risorse quasi infinite. Ovvio che poi dopo c'è tutte le logiche applicative, però questo secondo me nell'elasticità del fornire delle risorse è uno degli altri benefici che possiamo avere. Marco, cosa ne Vado pensi? io, sì, io concordo con quello che diceva Vittorio, lui l'ha chiamata elasticità, io la chiamo flessibilità, no? La possibilità di poter disporre delle risorse di cui si ha bisogno nel momento stesso in cui servono e più delle volte pagando solo appunto per il tempo in cui queste risorse vengono utilizzate. Ne consegue, anche se Andrea non ne vuole sentire parlare, anche una più adeguata gestione dei costi, no? Ed è giusto dirlo, quantomeno in termini di investimento iniziale e costi di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture. Non parlo volutamente di risparmio, perché poi se non si sta attenti, insomma, sul cloud si spendono anche bei soldini, quindi va saputo utilizzare. Un altro beneficio che spesso è sottovalutato, specie per aziende di classe enterprise, è la maggiore facilità di aderire ai temi di compliance, no? Che vengono spesso anche delegati ai cloud service provider. E la parola delega, secondo me, è una parola che ha molto a che fare con il cloud, perché una strategia cloud più o meno spinta permette di delegare molte preoccupazioni che in scenario on-premises rimarrebbero sul groppone delle aziende, o comunque sarebbero molto più complicate e costose da risolvere, e pensa alla sicurezza, al networking, a scenari di alta affidabilità, ai disaster recovery, piuttosto che patching dei sistemi, upgrade delle componenti software. Tutte queste preoccupazioni in meno permettono alle aziende di concentrarsi solo, quantomeno di più, solo sul business, no? Quindi permette di essere fondamentalmente più veloci e più agili. Direi Lorenzo. Sì, dai. Ecco, io mi aggancio subito al discorso di Marco, no? Perché io prima di entrare dentro Step sono un ex Fabric. Fabric, forse non la conoscete, Bancassella sicuramente sì. Bancassella ovviamente è una banca. Noi per fare la transizione su cloud abbiamo avuto tanti pensieri,
Ma uno dei pensieri che non abbiamo avuto è la compliance con il PCI. PCI è uno standard delle carte di credito e ci sono alcuni cloud che ce l'hanno, alcuni cloud che non ce l'hanno e quindi per noi è molto più facile questa migrazione se scegliamo un cloud che ha questo, che ha insomma lo standard PCI. Ad oggi mi sembra siano solamente AWS e Microsoft, Google ci sta arrivando. Quindi comunque se sono una banca, se sono un istituto un pochino più strutturato, anche un istituto di pagamento, questi temi iniziano a diventare un pochino caldi. Ecco, il cloud li ha già risolti per noi, quindi io non devo pensare a niente, se configuro correttamente il cloud, ci pensa il cloud. Dal punto di vista invece dello sviluppatore, io pensavo questo, no? Pensavo che quando ero giovane, avevo 18-20 anni, per mettere su un database era, diciamo, abbastanza lunga come cosa. Adesso con il cloud mi sembra ci siano dei piani gratuiti diversi, no? Per AWS piuttosto che Google, piuttosto che Amazon, ma comunque insomma ci sono dei piani gratuiti. Questi piani gratuiti mi permettono, per esempio, in 4 millisecondi di tirare su un database anche con accesso pubblico, a me non mi interessa. Tiro su un database, mi faccio le mie prove, tiro su le mie macchine, mi faccio le mie prove, butto tutto via, quindi la mia learning path, diciamo il mio, insomma, il modo in cui io mi approccio al codice è molto più veloce, perché non mi devo preoccupare del fatto che, per esempio, come si tira su un database, su una macchina, come si tira su una Redis cache, ce l'ho lì, è pronta, mi studio come mi connetto alla Redis cache, come uso la Redis cache, mi concentro solo su questo argomento, il resto lo fa il cloud per me, e lo fa gratis, perché penso che 200 euro su Google Cloud, che mi ricordo che questa è la cifra che davano, o un anno di lavoro su Amazon AWS, ha voglia ad imparare. Questo aiuta molto i nuovi sviluppatori, e aiuta anche gli sviluppatori, quelli un po' più senior come me, a dire ok, facciamo questa prova con questa tecnologia. Grazie alla flessibilità io ho una serie di facilities, metto su macchine, metto su risorse, faccio delle prove, e poi se mi convince bene, posso già andare in produzione, se non mi convince va bene lo stesso, cancello tutto. Quello che ho speso è solo un tempo di approvvigionamento macchina che sono tipo 30 secondi. Questo per me è una cosa fantastica, se penso a come lavoravo 10 anni fa, cioè vi do un'idea, io ho 32 anni, 10-15 anni fa si lavorava in maniera un po' diversa, no? E questo è, secondo me, uno dei grandi vantaggi per gli sviluppatori del cloud. Da un boost anche ai progetti di ricerca e sviluppo questo, perché puoi dire parto, provo, se non va bene chiudo tutto. Quindi processo. Le startup, certo. Le startup che non hanno costi capex, insomma, no? Esatto, scusate, a questo punto io spezzerei una lancia a favore di Amazon AWS, loro sono molto bravi, che mi sembra diano 10.000 euro in crediti per le startup, basta registrarsi come startup, allora, tu hai per due anni. Un programma simile anche Google Cloud nelle scorse settimane. Sì. Ok. C'è qualcuno Amazon che ci ascolta, ma io ho sentito dire che dopo questi crediti invece poi alzano molto il prezzo, però non è argomento... Non lo so se l'avete sentito, allora, però questa tecnica commerciale è molto efficace comunque. Di sicuro i provider sanno che un uso molto approfondito del cloud genera intrinsecamente una qualche forma di lock-in. Più il cloud lo usi in maniera approfondita, i vari servizi, più diventa complicato pensare davvero di spostarsi dal cloud A al cloud B. Quindi la partita di riuscire a prendere le startup e portarle da te è una partita importante, perché a quel punto la startup che funziona e che sta usando i tuoi servizi difficilmente si sposta. Perché attenzione, finché parliamo del soltanto compute, quindi della parte di esecuzione del codice, va bene, il discorso dei container aiuta tanto a spostare da qui a là, perché un'istanza di Kubernetes non si nega a nessuno, AKS su Azure, AKS su AWS, Anthos su GCP, per carità. Problema. Il fatto è quando cominci ad usare, che so, la parte di servizi cognitivi, dove le feature che ti danno il computer vision di Azure Recognition di AWS, per dire, non c'è un mapping
veramente uno a uno dal punto di vista del né dal punto di vista del servizio né poi dal punto di vista della performance del servizio, che non è in quanto tempo mi risponde, ma è l'efficacia che so della predizione, no? A quel punto, se tu ti sei legato comprensibilmente a quelli di AWS, dire mi sposto da qualche altra parte può richiedere ben più di una reingegnerizzazione, ed è lì che si comincia a vedere tanto valore dell'uso del cloud. Abbiamo avuto ospite in una delle puntate Cloud Champions Marco De Rossi, che è il founder di WeSchool. WeSchool è una delle piattaforme per la didattica a distanza abilitate, cioè, dal governo in Italia, ok, certificata dal governo in Italia, e che è stata usata nel periodo Covid. E lui chiaramente ha detto: senza AWS io non sarei nemmeno partito, perché io ho potuto in T0 utilizzare tutta una serie di servizi a valore aggiunto, quali per esempio la parte di machine learning, a volte senza dover neanche avere dei data scientist, perché i modelli erano buoni abbastanza per partire, e comunque senza dover predisporre dell'hardware per fare eventuale allenamento di modelli custom. Quindi c'è un fattore abilitante enorme, e una volta che la tua applicazione è davvero adagiata su quella cloud, ragazzi, il tuo business probabilmente in quel caso non è risparmiare il 3-4% del costo cloud mensile, ma è avere la funzionalità in più che fa sì che la tua adozione di prodotto aumenti. Quindi è proprio è capace di essere veramente abilitante il cloud, abilitante per fare business, ecco. Nel frattempo Francesco scrive che i prezzi sono quelli, non c'è nessun aumento dei costi per chi accetta dei crediti partecipando al programma. Il discorso del vendor lock-in è un concetto a parte, perché non credo sia possibile sfruttare un cloud al 100% senza lock-in. Perfettamente d'accordo. Ma neanche al 50%, effettivamente. E siete andati dritti sul secondo argomento, che era l'evoluzione, la trasformazione digitale legata al cloud. Quindi mi sembra di aver capito che può esistere trasformazione digitale senza cloud, ma è più facile col cloud. Io credo che Vittorio possa raccontare una storia sicuramente molto interessante. Faccio un'analogia, provo a dargli un imbocco e poi lui si scatena, anche se mi occorrerà citare un concorrente, ma è solo per dargli l'imbocco. Noi abbiamo avuto come ospite in Cloud Champions Daniele Ratti, founder di Fattura in Cloud. Ok? Ora, pensiamo che 10 anni fa la fattura, se andava bene, era un PDF, ma erano fogli di carta, sostanzialmente, ok? Nel giro di 10 anni siamo passati dal dematerializzare totalmente quel documento, perché oggi è elettronico, quindi non stiamo facendo la stessa cosa col PDF invece che col foglio, ma l'abbiamo dematerializzato realmente, dargli una dignità strutturata, perché il PDF è un binario, un blob opaco, e c'è stata una notte di dicembre nella quale è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica, e quindi chi offriva quel tipo di servizio, e non voglio pensare che notte possa aver passato Vittorio e tutto il suo team, ma ricordo quello che mi ha detto Daniele, diceva: noi nel giro di 2 mesi siamo cresciuti di 2 ordini di grandezza come clientela. Ora, si è parlato prima di elasticità. Immagina cos'è la dematerializzazione totale di un documento e poi salire di 2 ordini di grandezza nel giro di 60 giorni se non hai una piattaforma elastica. Poi secondo me Vittorio può raccontare le storie dal campo clamorose. Adesso sono curioso di sentire quello che ci racconta, ma prova sì. Senza cloud. Effettivamente è un esempio calzante, cioè noi adesso più o meno facciamo 20 milioni di documenti al mese per la fatturazione elettronica, e quando siamo partiti, ovviamente abbiamo avuto la fortuna che molti dei documenti non partivano a T0, quindi il giorno stesso, però perché avevano in base a data di fattura, eccetera, eccetera. Però i primi mesi sono stati molto ballerini per noi, ma come sono state le piattaforme governative di interscambio, perché nonostante tutto, nonostante scegli delle infrastrutture cloud, devi comunque gestirla poco alla volta. E penso che il team di sviluppo che ha seguito la nostra parte è stato fantastico, ha ottenuto un risultato eccezionale.
però in ogni caso è tutto agevolato dal cloud, ma faccio anche, togliendomi dall'ambito di Zuccherio del lavoro, penso anche quello che è stato fatto con l'App.io, Immuni, anche se c'è stata un po' una strumentazione politica, la gestione del Green Pass, la prenotazione dei vaccini o le ricette mediche elettroniche. In pochissimo tempo c'è stata una spinta enorme sull'adozione, sulla trasformazione digitale, quindi l'innovazione, l'agilità operativa, l'esperienza utente, l'automazione, tutti questi principi della digital transformation attraverso il cloud. Quindi penso proprio che sia un fattore abilitante la digitalizzazione, alla trasformazione digitale. Sulla trasformazione digitale, prima di sentire Marco e Lorenzo, aggiungo una domanda di Gianluca dal pubblico, che dice: al sud a che punto è l'introduzione di sistemi cloud nel pubblico e nel privato? Quindi Marco, vai prima tu, e se vuoi, se hai anche qualcosa da dire su questa domanda di Gianluca. Guarda, nel privato è presto detto, il problema del sud è che non ci sono le grandi aziende, quindi diciamo, se parliamo di piccole aziende, sicuramente il cloud comincia ad essere pervasivo anche nelle piccole realtà, però bisognerebbe differenziare. Nel pubblico invece c'è una grossa spinta governativa, no? Proprio in questi mesi sono in atto grosse gare sia per la PA centrale sia per la PA periferica. Il cloud insieme all'open source sono centrali nel piano triennale dell'Agip, quindi direi che siamo sicuramente in una fase iniziale, no? Embrionale, però si va assolutamente in questa direzione. Scusami Marco, per curiosità, c'è qualche grosso progetto che state seguendo voi in ambito cloud impatta sul sud? Allora, ti ripeto, non siamo coinvolti direttamente in progetti esecutivi, siamo in una fase di startup di diversi progetti, anche per la PA periferica, non solo per la PA centrale, quindi regioni, persino piccoli comuni cominciano a contattarci, no? Poi con i meccanismi della pubblica amministrazione. Ok. Sì, detto questo, concordo con Vittorio che definisce appunto il cloud come fattore abilitante per la trasformazione digitale. Parlavamo di acceleratori, sì è vero, il cloud è il fattore abilitante, il vero acceleratore di questa rivoluzione degli ultimi 2 anni è stato il Covid, ce lo dobbiamo anche dire, no? Poi il cloud ci ha permesso di farci trovare pronti. Più sull'aspetto diciamo di relazioni, ho visto con i miei occhi grandi aziende in cui ha avuto effetti dirompenti toccare con mano quando il cloud cambiasse proprio il loro modo di interagire con l'IT. Aziende più tradizionali, manufatturiere piuttosto che utilities, no? In cui l'IT era solo una commodity e quasi, lasciatemi dire, un prezzo da pagare per sopravvivere, che invece hanno completamente stravolto la loro concezione, perché hanno cominciato a considerare realmente l'IT come un acceleratore piuttosto che un ostacolo. E questo lo dicevo pure prima, il cloud azzera la distanza tra il business e l'IT, e a fare la differenza è la velocità con cui si riesce a rispondere alle esigenze degli stakeholders. Io come system integrator vedo, diciamo, l'avvento del cloud mi dà strumenti che mi permettono di espormi anche di più verso i clienti, proponendo soluzioni più sfidanti e accettando sempre nuove challenge, perché ho una vastità di strumenti, come dicevamo prima, pronti all'uso con un solo click e con una curva di apprendimento assolutamente, diciamo, ridotta se non azzerata. Lorenzo? Allora, io vi racconto una bella storia, nel senso che nell'azienda in cui sono entrato adesso ho fatto una domanda di questo genere. Noi abbiamo un cloud, siamo sopra mia platform, che è un acceleratore del cloud, quindi se il cloud è difficile da utilizzare, mia platform te lo semplifica. E ho chiesto, ma se noi dovessimo aprire un nuovo mercato e quindi praticamente fare una nuova istanza della nostra piattaforma, contate che abbiamo più di 50-60 microservizi deployati, quanto ci metteremo? Ecco, noi ci metteremo circa, abbiamo fatto i conti, abbiamo anche provato, circa una settimana. Ecco, è tanta roba secondo me, nel senso che
contavamo chiaramente una settimana di aggiustamenti vari delle piattaforme, ma comunque per noi duplicare la nostra piattaforma è un qualcosa, diciamo, per noi quasi trasparente. Ecco, questo qui è importante per scalare i servizi, per fare segregazione, per fare in modo che, per esempio, no, due istanze di un'applicazione si comportino a livello, che ne so, di marketing, una in un modo, una in un altro, si fanno alcune cose con una, si fanno alcune cose con un altro. Ci sono tutti questi temi e il cloud ce lo abilita. Pensiamo 60 applicazioni, 70 applicazioni quante sono, migrarle se fossero state su macchine fisiche oppure su VPS. Quindi questa, secondo me, è una storia veramente di successo rispetto a quello che sono loro riusciti a fare, perché io sono appena arrivato. Questo è una cosa bella. La cosa, secondo me, però, che va tenuto da conto, da sviluppatore, lo dico, che secondo me il cloud maschera un poco le magagne che facciamo noi sviluppatori. Nel senso che, dato che abbiamo una potenza di calcolo pressoché infinita, pure se il nostro codice non è ottimizzato, non è perfetto, se non abbiamo usato le best practice, vabbè, metteremo una macchina in più. Tanto il cloud ce ne ha di risorse, ne ha infinite. Ho bisogno di fare, che ne so, delle operazioni molto massive, il cloud mi dà risorse. Quindi da questo punto di vista lo sviluppatore non si pone più neanche il problema di dire, vabbè, forse dobbiamo ottimizzare il codice. Tanto io ho potenza infinita. Una volta nelle applicazioni il collo di bottiglia era il database, adesso il database non può essere più il collo di bottiglia, semplicemente perché io non conosco più neanche il dimensionamento del mio database, gli posso dire dammi più potenza in generale. Una volta, mi ricordo, no, si facevano tanti discorsi sul file di paging, quanto devono essere grandi le pagine, i file, tutte queste cose così. Adesso non esiste più questo concetto. Quindi il cloud ci ha mascherato tante cose, ma secondo me noi stiamo anche sprecando il cloud. Però, come diceva un mio collega che faceva business, diceva, beh, fin tanto che le risorse sono infinite, l'uomo tende a sprecarle. Quindi io vorrei anche portare questo punto, ecco, importante. Ed è il punto anche perché poi lo startup, si dice, consumino molto cloud. Infatti scrivono, scusa qua, non esistono limiti finché non arriva la fattura. Ecco, forse il limite è la fattura. Questo forse direi però anche, attenzione, un cloud costa molto meno di una strategia marketing fatta bene. Cioè gli strumenti del marketing costano molto di più, gli strumenti di engagement delle persone costano molto di più in generale rispetto a cloud. Traduzione, se sei un'azienda e ti fa il problema sul cloud, vuol dire che tu sul marketing non ci hai investito niente. Questo io concordo, Lorenzo, però secondo me dipende quali servizi vuoi erogare, perché in alcuni ambiti, lo vedo sulla mia pelle, io sono erogatore di cloud con un cappello e dall'altra parte erogatore dell'applicazione. Quindi se al cliente gli dico compra una macchina in questo dimensionamento, poi gli do l'applicazione che performa meno, poi il cliente dice uno dei due mi sta sbagliando, o quello col cappellino del cloud che mi sta dando qualcosa che non funziona, o quello dell'applicazione che mi sta facendo l'applicazione che non sta performando. E seguendo il tuo ragionamento iniziale che dicevi, magari lo sviluppatore si vede sempre più risorse e segue più l'esigenza di business anziché seguire le performance. Nel mio caso io mi trovo che i cappellini comunque sono tutti della stessa azienda e quindi mi trovo fregato. Io, da utilizzatore, posso dirvi che l'utilizzatore, il cloud, l'utilizzatore dà la colpa all'applicazione, non al cloud. Sì, però poi l'utilizzatore dice, vabbè, mettiamo la soluzione facile e buttiamo più potenza sul cloud. Perché io dico sempre, no, le applicazioni sono un po' come il profumo, no? Faccio questa similitudine su LinkedIn, cioè tu non sai che cosa c'è dentro il profumo, tu lo spruzzi, ha un buon odore, ha un cattivo odore, uno ci può mettere quello che vuole, io mi fido che sia fatto bene, io mi fido che non sia che non mi faccia venire allergia alla pelle, ma è una fiducia. Il business ha una fiducia infinita negli sviluppatori, perché non può controllarli. Questa è la questione. Ora tu, Vittorio, c'hai due cappellini, quindi tu fondamentalmente ti arrabbi con te stesso. Esatto. comunque no, è un equilibrio da mantenere, cioè poi è anche il bello del gioco, questa posizione di riuscire a governare la cosa, ma anche nel riuscire a dare le tecnologie abilitanti. Quando prima si dice la trasformazione digitale come cloud supporta, io cerco di aiutarti
quando mi rivolgo verso lo sviluppatore, a trovare quello che ti fa performare di più. Poi mi rivolgo verso il cliente e cerco di darti quello che spendi di meno. E quindi vabbè, è sempre una via di mezzo. Gianluca, rispondiamo alla tua domanda successivamente, perché fa parte di un tema che tratteremo, quindi consigli per chi vuole intraprendere una carriera approfondita in questo ambito qua. E ora vi faccio la domanda: dove va il cloud? Dov'è, qual è il futuro del cloud? Andrea? Allora, innanzitutto noi stiamo vedendo, per quanto abbiamo già una decina d'anni di public cloud alle spalle, partendo da AWS, però siamo ancora davvero all'inizio. Siamo davvero ancora all'inizio perché, per esempio, i provider, quelli grossi, stanno ancora lavorando tantissimo sulla infrastruttura. In questo momento il loro sport è quello di trovare pezzi di terra, proprio terra, pianeta Terra, sufficientemente grandi per continuare a creare le loro region e i loro data center. E quando dico pianeta Terra, per non intendere Terra, è perché Microsoft ha già provato anche a immergere un data center, ha fatto test per vedere cosa succede se un data center di Azure lo metti sott'acqua. Quindi il futuro immediato è continueranno a buttare fuori servizi, d'accordo, ma soprattutto cercheranno di cablare la terra con quanti più data center possibili per rendere le loro cloud più capillari. AWS è arrivata a Milano, in Italia, stanno arrivando anche Microsoft e Google. Google per il mese prossimo ha già fissato un evento di presentazione della regione italiana. Quindi il futuro prossimo è, devono fare ancora un sacco di lavoro infrastrutturale, perché sembra incredibile, ma se prendiamo Azure ci sono un po' di region negli Stati Uniti che non offrono ancora le zone di disponibilità, le availability zone, quindi dove una region corrisponde a un data center, e questo non fa parte della value proposition del cloud, perché è vero che il provider ti dice fai next la virtual machine, finish, ti do 99.9% di uptime garantito, però al momento a volte è una questione contrattuale, non ha ancora l'infrastruttura in tutti i posti del mondo per essere relativamente confidente del fatto che questa cosa avverrà. Quindi nel futuro immediato c'è questa corsa a rinforzare, ingrandire l'infrastruttura e ovviamente adeguare le politiche di pricing nell'ottica di riuscire sia a sostenere l'impegno economico. Ricordiamoci che Facebook e Microsoft condividono i costi per cablare la connettività atlantica tra US ed Europa, fanno le loro tratte e condividono questo costo, perché è un costo enorme anche per un colosso come può essere Meta o Microsoft da sola. Ragazzi, quando parliamo di Microsoft parliamo insomma di Apple, delle due aziende che si contendono il ruolo di azienda a maggior capitalizzazione del pianeta Terra. E se uno di questi due player ritiene necessario o quantomeno importante sostenere un costo condividendolo con qualcun altro, vuol dire che è un costo molto ampio. Quindi questo è il futuro prossimo del cloud. Marco, dal tuo punto di vista? È un problema parlare dopo Andrea perché anticipa i temi. Scusami. Però diciamo sono d'accordo su quanto ha detto. Vorrei chiarire diciamo che non è solo un tema di disponibilità dei servizi, di latenza. C'è un problema anche di sovranità, no? La sensibilità su questo tema è ulteriormente amplificata in tempi come quelli odierni, in cui soffiano venti di guerra a due passi da casa e gli esiti della cyber war sono sempre più decisivi, no? Quindi avere il dato in Italia è fondamentale, specie per alcune industrie, no? Queste industrie sono quelle industrie in cui il cloud fino a poco tempo fa era tabù, invece si incomincia ad affacciare. Parliamo del public, del manufatturiero, del banking, persino della difesa
si incomincia a parlare di cloud, quindi vuol dire che abbiamo sfondato delle porte. Andrea accennava appunto alla disponibilità di region in Italia. Tra un mese ci sarà la presentazione di ben due region Google Cloud in Italia, e NTT Data sarà sponsor di questo evento. E questo, cioè, permetterà di avere addirittura per la prima volta la possibilità di avere scenari di disaster recovery tutti in Italia, quindi questa è una grossa novità dal punto di vista tecnico. Spostando il focus su un altro aspetto, guardandola dal punto di vista dell'adozione del cloud, un'evoluzione che in realtà è già quotidianità è un approccio sempre più multi-cloud, ok? Quindi quasi tutti i grandi player evitano di legarsi a un solo cloud service provider e stanno imparando sempre più a prendere il meglio da ciascuno dei principali cloud service provider. Quindi questo credo che sia un aspetto che sia degno di essere sottolineato. Vittorio, dove va il cloud? Sì, io vorrei puntare, visto che questi due argomenti li avevo pensati anch'io, però avevo un'altra percezione dell'evoluzione che c'è nell'ultimo periodo, che è un po' la maturità. Questo più che altro nelle grandi aziende, che è la maturità verso, un po' spinto dal GDPR, un po' dall'utilizzo sempre maggiore, che è su come vengono gestiti i contratti di cloud. Quindi, io adesso, se devo fare un contratto di cloud per un servizio SaaS, devo sapere dov'è il mio dato, se è compliance alle certificazioni PCI, come citava prima forse Lorenzo, piuttosto che gli SLA dei contratti, le compliance. Quindi sia lato cliente finale che sia lato erogatore di soluzioni, c'è questo aspetto di maturità che cresce sempre più. Non ho un dato preciso su questo numero, però per esperienza personale io ho almeno un audit alla settimana, almeno una richiesta di un questionario che ricevo sui servizi in merito al logging, alle policy, alla cifratura, disaster recovery. Questo è un segnale forte del cambiamento dell'approccio nella scelta del fornitore. Io non vado più a scegliere solamente il fornitore della soluzione software, in questo caso, che è la più bella, la più adatta al mio business, ma guardo anche che sia compliance al mio business, perché rischio di scegliere la soluzione più figa di questo mondo, ma che me la dà l'azienda che non ha, che per vari motivi non è ancora allineata a determinate compliance, e quindi io stesso non sono compliance al mio business. Quindi questo è un aspetto per spostare un po' su un altro argomento dell'evolutivo. Lorenzo, io adesso provo a mettere in difficoltà con una domanda diversa. Da te mi piacerebbe sapere dove ti piacerebbe che si evolvesse il cloud dal tuo punto di vista. Ah, guarda, secondo me, dal punto di vista dello sviluppatore, io vorrei che il cloud si involvesse, nel senso che mi desse come sviluppatore tutta una serie di soluzioni veloci, ma proprio quick, molto più veloci, per andare online. Cioè, come se fossero degli starter pack. Per esempio, no, una bella esperienza che sto avendo adesso, per andare online con mia platform, io gli dico, mi metti un microservizio con Spring? Mia fa già tutto. Mi dà, per esempio, il repository dove devo mettere il codice, con del codice già precompilato, e lei è già esposta. Quindi questa è la questione, nel senso, l'esperienza di utente che ho io, anzi, l'esperienza di sviluppatore, di cui adesso finalmente si inizia a parlare, è molto veloce, quindi io posso erogare la mia business logic senza preoccuparmi di tutto quello che sta al contorno. Non mi preoccupo del Docker, non mi preoccupo del deploy, non mi preoccupo del dominio, non mi preoccupo di niente, io l'ho già deployata, sono già pronto per erogare il mio servizio. Questo, secondo me, potrebbe essere uno degli step che possono fare i cloud per diventare ancora più attrattivi per il mondo degli sviluppatori. Detto questo, io vedo anche che piano piano il cloud sta diventando azienda. Uno tra tutti, Microsoft, ti fornisco il cloud Azure, con lo stesso login ti fornisco Office, con la stessa login c'hai la mail e c'hai anche il PC, perché il PC adesso si va dentro col sign-on di Microsoft. Ecco, questo per me è tipo una comfort zone. Io, chiaro, sto sposando il cloud di Azure con tutti i pro e i contro che ha, però Azure mi ha aperto un'azienda. Cioè io con una login ho aperto un'azienda con tutta una serie di servizi, anche il dominio c'è.
Quindi per me questa semplificazione è importante. Io come sviluppatore voglio occuparmi di sviluppare codice, non voglio occuparmi di tutto quello che è intorno al codice, che è importantissimo. Ma in una prima fase, noi in una fase zero, io voglio prendere la mia business logic e la voglio tirare su ed esporla con delle API in poco tempo. Mi farebbe piacere, tipo, un articolo un giorno su Medium, tira su la tua API col Cloud X in 5 minuti, online in 5 minuti, un Hello World online in 5 minuti. Questo sarebbe veramente spaziale. È utopistico o è realistico, Vittorio, Marco, Andrea? Dico una piccola cosa. Proprio ieri sera c'è stato il keynote del Google I/O e uno degli annunci, che è il grande evento per sviluppatori tecnico annuale di Google, e in keynote hanno annunciato la preview del servizio Cloud Run, che va molto vicino a quello che dice Francesco. Lorenzo, scusatemi, se puoi pacchettizzare containerizzando la tua API, spilpizzamici in 5 minuti. È in preview, ma arriverà Microsoft con le app for container a qualcosa di simile, Fargate su AWS è molto interessante, però sicuramente l'aspetto che ha evidenziato Lorenzo è qualcosa che i cloud provider hanno molto chiaro, cioè hanno chiaro l'appetibilità di questo tipo di developer experience e sanno che oggi i developer sono dei veri venditori all'interno della loro della loro clientela. Quindi... Esatto, questo è vero. Ecco, un'altra cosa che secondo me è importante passare, no, a chi ci ascolta, è che io... Una volta vedevo il cloud come un costo più alto rispetto a una VPS, questo è sicuramente. Ecco, il costo però più alto, io vado a compensarlo perché io abbasso di molto le mie ore di lavoro. E questo va in questo argomento di cui noi stiamo parlando adesso. Cioè, se io riesco a tirar su un API in 5 minuti, anche se il cloud lo pago molto di più, ma io ho lavorato molto di meno. Ora, non so quanto può costare un professionista, ognuno ha la sua tariffa, però comunque ci sto guadagnando e comunque ho fatto un qualcosa migliore rispetto a quella che avrei potuto fare io, perché probabilmente i singoli vendor fanno dei pensieri che non sono quelli che posso fare io, che sono comunque uno sviluppatore che ha una visione limitata del mondo. Loro vedono gli sviluppatori di tutto il mondo e quindi fanno una soluzione ottimizzata per la maggior parte degli sviluppatori di tutto il mondo. Questo è il punto. Quindi pago di più sicuramente Fargate piuttosto che quell'altro su Azure che dicevi tu, Andrea. Sì, l'app for container, però. Sì, esatto. Cose di questo genere. Ma mi sto togliendo tanto lavoro. Quindi questo, secondo me, in azienda bisogna fare come discorso. Pago un servizio di più, sicuramente sì, però i miei sviluppatori lavorano di meno. O meglio, lavorano su quello che è il valore aggiunto del prodotto. Sì, sì. Ma questo tocca un tema, un problema, che è quello della confrontabilità. Cioè, confrontare il costo dell'erogazione di una feature on-premises col costo di erogazione della stessa feature in cloud è uno sport difficile, perché on-premises siamo stati disabituati dal misurare attentamente, mentre cloud con la sua fattura mensile ci obbliga a considerare degli aspetti che prima non consideravamo. Ma il gioco nella mia esperienza è a somma positiva, che poi è simile a qualcosa che ho visto comparire nella chat, un'affermazione di Emanuele Russo quando parlava di implementare l'autenticazione, un single sign-on o quant'altro, autonomamente o usando, vabbè, Cognito di AWS o Azure AD, ADB2C di Azure, non fai nomi, Emanuele, nella chat, ma evidentemente che li voleva andare a parare, no? È ovvio che sì, quel servizio ti potrà anche apparire caro, ma immagina cosa sarebbe implementartelo e operartelo senza cloud. Ecco, è uno sport difficile, non eravamo abituati a farlo, ma probabilmente è a somma positiva, e concordo perfettamente con quello che ha detto Lorenzo. Allora, Gianluca, siamo arrivati da te.
Marco, cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere la carriera nel cloud? Allora, il cloud, innanzitutto partiamo dal presupposto che è un mondo molto vasto che richiede diversi tipi di profili professionali. Quello che è indispensabile è sicuramente una grande passione per la tecnologia, una grande competenza tecnica, e però un approccio, diciamo, che consente di vedere le cose a 360 gradi. Diciamo, il cloud in qualche modo rende più labili i confini tra i vari profili professionali. Dunque, diciamo, l'estrema specializzazione potrebbe non essere un valore aggiunto, no? Penso a Lorenzo, è uno sviluppatore cloud, ha delle conoscenze, ha un profilo diverso da uno sviluppatore classico, diciamo, per come lo vedevamo qualche anno fa. Quindi progettare e implementare una soluzione sul cloud richiede sicuramente delle competenze basilari a prescindere dal lavoro che andrai a fare, quindi competenze che spaziano dalla security al networking fino alla conoscenza dei paradigmi di sviluppo moderni, cloud native, microservizi. Un altro aspetto essenziale è conoscere le soluzioni offerte dai diversi cloud service provider, no? Quindi meglio ancora se si è in grado di confrontare le soluzioni paragonabili offerte dai diversi cloud service provider. Però almeno su un CSP bisogna conoscere nel dettaglio il portafoglio delle soluzioni offerte da questo CSP. E non basta, bisogna conoscere anche i modelli di pricing, perché i clienti te lo chiedono. Le caratteristiche di disponibilità, di replicabilità geografica e così via. Quindi non basta saper fare, diciamo, solo il tuo lavoro, ma devi essere un esperto di cloud in senso lato. E non basta risolvere, diciamo, fermarsi solo ad aspetti tecnologici, ma bisogna anche risolvere problemi di business a 360 gradi, guidando e consigliando i clienti nell'adozione del cloud. Quindi, diciamo, richiede un cambio anche di approccio, un cambio di mentalità anche da parte di noi addetti ai lavori. Un altro aspetto importante per lavorare nel mondo del cloud, dunque, diciamo, di figure professionali, di competenze richieste: non si può parlare di cloud se non si parla di automazione, se non si parla di infrastructure as a code, se non si parla di DevOps. Dunque, diciamo che esperti ne servono tanti e di diversa estrazione, però con un bagaglio, diciamo, condiviso, perché il cloud è un mondo nuovo che richiede un approccio nuovo. Altri consigli per chi vuole approcciarsi al mondo cloud, Vittorio? Io penso la capacità di evolvere, di cambiare. Riattaccandomi al discorso della fatturazione elettronica, quando è partito da noi quel servizio, abbiamo pensato di erogare in un certo modo il software che ha ai clienti on premises, perché Zucchetti eroga i vari gestionali e centinaia di soluzioni software. Queste si dovevano integrare con le soluzioni di digitalizzazione per la fatturazione elettronica, e quindi a ognuno bisognava fornire il passaggio che mancava. Quando uno dei primi problemi che abbiamo avuto è nel momento in cui è arrivata la distribuzione del software, consumi di banda all'infinito. La bravura di chi si è occupato di questa soluzione insieme al nostro supporto è stata quella di dire: rivediamo come viene erogato, puntiamo CDN in modo tale che i costi di erogazione di banda tramite Content Delivery Network riducevano il costo. Quindi la capacità di cambiare e di non essere fermi è reale. Quindi questo è forte. L'altra cosa è la consapevolezza. Mi attacco anche a una risposta, che è una domanda, che è una considerazione che è arrivata in chat. Lorenzo, per esperienza, penso che parli di applicazioni cloud native. Non tutte le applicazioni al giorno d'oggi sono ancora cloud native. Io ho migliaia e migliaia di clienti on premises ancora con applicazioni che magari nel mondo è fiscale, quindi hanno bisogno, che ne so, 5 anni di mantenere l'archivio storico. Quindi non è che io posso dire: ok, da domani quella è la nuova applicazione. Tutti diranno:
e questi qui devono rivedere il loro dato storico, in alcuni casi può essere un problema questa cosa. Quindi la consapevolezza di quando applicare soluzioni cloud native o quando usare per andare a fare nell'adottare cloud e un lift and shift, questo vuol dire che tu devi riuscire a parlare con il tuo interlocutore che fa business. Quindi le persone che vogliono approcciare questo, competenza lato soluzioni cloud native, ma capire qual è il business, perché magari si rischia di andare incontro a delle soluzioni che poi dopo fanno un buco nell'acqua, perché il mercato in quell'ambito, ha dei punti fermi dove non si possono andare. Una cosa che ho sentito in uno degli eventi di Cloud Champions di Andrea era il principio di Pareto contrario sul discorso del cloud, dove nel cloud 80% pianificazione e 20% esecuzione. Quindi questo è nel discorso della consapevolezza e nel cambiamento. Sì, si attaccano tanto questi due discorsi. Devo sapere cosa fare, devo riuscire a capire come cambiare per poi dopo eseguire, e quindi c'è il 20% di esecuzione. Tra l'altro mi collego a una frase, un'affermazione in chat di Stefano, che dice che GCP Google offre tanti crediti per le certificazioni. Questo è un tema interessante, non tanto per il valore delle certificazioni in quanto tale, ma perché i provider in ambito cloud hanno iniziato a fare una cosa interessante, cioè avere degli esami di certificazione di livello tecnico basso, ma che sono dei misti di come è organizzata la cloud e come funziona anche dal punto di vista del billing. E quindi mi ricollego a quello che diceva Marco. Per cui non ricordo il nome nel caso di GCP. Nel caso Cloud Digital Leader. Cosa? Cloud Digital Leader. La ok. E nel caso di AWS è il Cloud Practitioner, se ricordo bene. Nel caso di Azure è la Z900. E sono degli esami, per esempio, l'ultimo che ho detto, Z900, tutti i dipendenti di Microsoft lo devono sostenere, anche i non tecnici. E uno dice, ma come un commerciale deve sostenere la Z900? Sì, perché nella Z900 hai alcuni concetti tipo cos'è concettualmente una regione, un data center, una zona di disponibilità, cos'è una sottoscrizione o un AWS account, cosa comporta dal punto di vista del billing. E innanzitutto creano un linguaggio comune tra tecnici e manager che è fondamentale, ma poi è un ottimo modo, fatto da noi tecnici, lo dico io che mi sono obbligato a sostenerli, sapendo che ci avrei trovato del valore, e anche perché così quando poi in azienda ho detto diventa un requisito per tutti, nessuno poteva dire però tu fai eccezione, no, l'ho fatto prima di voi, mi sono dato come cavia, però permette di acquisire questa sensibilità o di iniziare a acquisirla, come giustamente prima citavo Marco, nell'ottica di cosa significa dal punto di vista del billing l'adozione del cloud. Quando noi facciamo con i nostri clienti la prima giornata di un bootcamp di cloud transformation, la prima giornata la passiamo col Azure Pricing Calculator o l'estimator di AWS, proprio per dire facciamo degli esempi. E facciamo i conticini, e all'inizio c'è tanta diffidenza, poi ci si accorge di quanto invece aiuti a comprendere qual è la differenza. Quindi io consiglierei, sfruttando appunto i crediti offerti dai provider e quant'altro, di darsi come primo obiettivo in un medio breve termine, perché sono semplici, di sostenere uno di questi esami di fatto gratuitamente, e poi scegliere da lì qual è il proprio futuro che si vede. Andrea, mi aggancio alla tua risposta per chiedere a tutti: quali sono le certificazioni che consigliereste di più, e si può lavorare come tecnici in ambito cloud senza laurea STEM? Chi se la sente? Lorenzo. Aspetta, questa della laurea STEM è una cosa su cui io ci tengo tanto, perché io sono un ingegnere navale. Ecco, basta. Io direi che possiamo chiudere il discorso così. Io ho studiato le navi,
so far galleggiare una nave, la so far stare stabile, sto applicare tutti i principi per portarla avanti. Non ho mai studiato all'università IT, informatica, quindi si risponde da sola alla domanda. Certificazioni direi che sono molto importanti, non sono fondamentali. Anzi, secondo me vengono dopo, nel senso che quando io ho letto alcuni libri di architettura software, di architettura cloud, dopo aver smanettato sul cloud, è come se mi avessero messo un pochino di ordine. Però quelle cose io le sapevo già fare. Consciamente e inconsciamente non conoscevo i nomi specifici, ma io le sapevo già fare. Quindi, veramente, mettere prima le mani in pasta. C'è anche un altro tema che è venuto fuori, su cui io vorrei spendere giusto due parole, che è lo sviluppatore cloud native. Quando lavoravo per Costa, no, c'avevo un collega, bravissimo, che sviluppava un sistema di alerting per le navi, e lui mi disse una cosa molto importante, cioè guarda, se tu pensi di sviluppare un'applicazione in cloud native, vuol dire che tu dello sviluppo non hai capito veramente niente. Poi ho letto il libro di Uncle Bob, Clean Architecture, e il concetto era lo stesso. Adesso cerco di spiegarvelo. Praticamente lui diceva, il cloud è un posto dove la tua applicazione vive, quindi nasce, cresce, muore, lavora. Tu devi essere così bravo da astrarre il cloud dalla tua applicazione. Quindi se io sposto la mia applicazione da Amazon AWS su, per esempio, Azure Cloud, parliamo per esempio di storage fisico, no? Su AWS c'è S3, su Azure Cloud ci sono i bucket. Sì, su S3 ci sono su S3. Sì, ok, va bene. Ci sono... Blob. Va bene. Blob, uguale, grazie. Ecco. Io, come vedete, con i nomi io... No, non li conosco molto bene, però ci lavoro. Ecco, per me sono due servizi diversi nella mia applicazione che vado ad agganciare o a sganciare rispetto all'applicazione dove viene deployata. Io dico, applicazione, tu sei adesso deployata su Azure Cloud, allora lei si comporta in un certo modo verso il cloud. Applicazione, sei deployata su AWS, quindi ti comporti in un altro modo rispetto ad AWS, ma le logiche di business rimangono così. Ecco, se poi questa applicazione venisse deployata per esempio su un VPS, una macchina, avrò un'altra logica di business per questi punti di contatto con la macchina. Però se devo fare un'applicazione e pensarla in cloud, vuol dire che io la sto già pensando male, perché si sta legando a un posto di deploy. E se domani la mia azienda, come ho visto in grandissime aziende, decide di cambiare cloud per una questione meramente politica di costi, io come sviluppatore non sono pronto, devo risviluppare, ci sono dei costi molto ampi, c'è anche uno stress mio come sviluppatore importante. E se invece inizio a fare un'applicazione molto flessibile, allora, diciamo, la posso portare dappertutto. Anzi, questo mio collega, che era estremamente bravo, diceva, e se la tua applicazione poi diventa una libreria? Quindi lei non sa neanche dove deve scrivere, devi dirgli tu, agganciandoti con uno stream, quando usi la tua libreria, dove deve scrivere? E qui stiamo parlando solo del bucket, per non parlare dei database. Ecco, questo è un discorso, diciamo, forse utopistico, però è un discorso a cui noi dobbiamo imparare, con cui noi dobbiamo imparare a convivere sempre. E appunto, anche perché abbiamo i multi-cloud. Oggi siamo su Azure, domani siamo su Google, dopodomani siamo su AWS. Però un domani saremo anche su Alibaba. Però torniamo al discorso iniziale. Questo ha un costo, perché significa rinunciare a delle feature che sono un unicum della singola piattaforma. Non può essere una strategia di default, deve essere una scelta consapevole, perché altrimenti, cioè, tu prima hai fatto l'esempio S3 storage account e storage locale, perfetto. Una cosa tipo lo storage account di Azure, tu puoi istruirla affinché, se un file non viene, un blob, non viene utilizzato per un tot di tempo, deve automaticamente cambiare il proprio piano di billing e quindi far decrescere il proprio costo, ma attenzione, fa decrescere il proprio costo facendo aumentare la latenza con la quale il file sarà disponibile, fino al punto nel quale il file potrebbe essere disponibile minuti dopo e l'applicazione deve essere in grado di gestire questa cosa.
Sì. Per un'applicazione on-premises io non farò mai questa cosa, perché il file su un file system locale o presunto tale è sempre disponibile. Quindi io devo scegliere se usare una feature che è un unicum di quella piattaforma, che mi darà dei vantaggi economici, perché se sono American Express so che tutti gli estratti conto più vecchi di un, perché la telemetria dirmelo, che tutti gli estratti conto più vecchi di un tot non vengono utilizzati realmente, quindi se una piattaforma mi permette di dire mettili a più basso costo è una manna dal cielo, e allora mi ci accoppio. Se decido di accoppiarmi consapevolmente, lo faccio sapendo che abbasso, cioè il punto è, ci deve essere consapevolezza, perché perché io ho visto tantissime applicazioni enterprise essere pensate dicendo sì, ma se domani invece che Oracle volessimo usare SQL Server, allora niente store procedure, o se facciamo le store procedure le facciamo in ANSI SQL e non in PL SQL, perché ma tutte queste cose hanno un costo e quel costo deve essere accettato consapevolmente e non perché astraggo tutto perché non si sa mai, perché quello non si sa mai è un'evidenza di costo in quel momento a fronte di una congettura. Ecco, potremmo cambiare. Allora meglio che un mandato di questo tipo arrivi dal business, che ci dica il livello di indipendenza proprio provider tecnologico che vuole avere, piuttosto che una cosa che di default facciamo come tecnici, perché il ritorno di quel costo che lo trasforma in un investimento potrebbe non materializzarsi. Il business ha più chiara, dovrebbe avere l'idea del percorso che vede per il proprio servizio, applicazione o presunto tale. Ecco, quindi sì, però col business, non perché sono tecnico, so che si posso, potrei farlo e lo faccio. Tutto qua. Ecco, io sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che comunque io dico sempre, all'interno di una macro applicazione, tutto quello che sta sul cloud deve essere tutto quello che, diciamo, usa risorse esterne in generale deve essere in qualche modo segregato. Quindi mi piace il tuo approccio, che tu dici, se io mi leggo a un cloud posso avere, per esempio, un billing minore, no, per i file, tu facevi l'esempio. Questo mi piace, questo è legato al cloud, mi piace. Però io come programmatore devo fare in modo che questo pezzettino sia in qualche modo segregato, in modo tale che poi, se io dovessi cambiare, questo pezzettino io ho ben in mente dove sta, quindi io posso per esempio brasare via e mettere un altro pezzettino. Se invece vado nella mia applicazione a mettere pezzettini dappertutto, la mia applicazione poi diventa ingestibile anche a livello di manutenzione. Questa qui è la questione. È chiaro che se io voglio sfruttare il cloud al 100% devo legarmi al cloud. Quello è imprescindibile. Però almeno cerco di fare uno sforzo di segregare quelle parti che sono legate al cloud. Quindi logiche di business legate al cloud cerco di mettere in un angolino del mio codice e dire questo è legato al cloud, perfetto. E io ne sono consapevole. Come architect sicuramente, poi come sviluppatori, gli sviluppatori devono essere consapevoli che esistono queste parti di codice che sono molto legate al cloud. Per una questione, come dici tu, anche di migrabilità, memoria storica dell'applicazione, capire anche dove stiamo lavorando, capire perché lo stiamo facendo, capire quali sono i vantaggi di legarsi così tanto al cloud. Una cosa che dici tu, Andrea, nel senso, fare questo meccanismo che dici tu è già un meccanismo che può fare uno sviluppatore che ha una certa esperienza. Nel senso che non è una questione solo di codice, è anche una questione di pensarci, dire, bene, io metto il file sul bucket, bene, dopo tot tempo, questo file deve andare tipo nel primo livello di Glacier, si chiama, mi sembra, no? Deve essere frizzato a livello 1, frizzato a livello 2, livello 3, fino a livello 1000. Questo è il discorso che fai tu. Bello, lo può fare solamente uno sviluppatore che ha un certo grado di conoscenza del codice. E a quanto vedo io, nel panorama storico attuale, noi abbiamo tanti sviluppatori, la maggior parte degli sviluppatori che sono junior, junior mid, le figure che hanno capito come si gioca col codice stentano a venire fuori, e se
vengono fuori sono figure che fondamentalmente fanno un poco quello che vogliono. Traduzione, non è che io posso mettere 100.000 euro sul piatto e queste figure vengono da me. Almeno io non ne ho mai conosciute. Quelli che sanno come funziona il codice, che riescono a fare tutti questi giri, sono figure che li devi convincere con qualcos'altro, per esempio. Non so se capisci il mio punto, no? È per questo che io dico astraete, perché comunque voi non riuscite a cogliere il bello del cloud, o almeno non tutti riescono a fare questi ragionamenti qua. Guarda, detto che per fare strada ci vuole tempo. Lorenzo, abbiamo fatto il nostro tempo. Lorenzo ha toccato il tema dell'hiring e suppongo che siano rizzate le orecchie a un sacco di persone, tra di noi e anche tra chi ci sì. segue, che è un tema delicatissimo. Assolutamente sì. Posso dire solo... scusami sì. Dario, perché la tua domanda era sulle competenze, magari per chi ci ascolta in questo momento vuole... Aspetta Vittorio, perché volevo fare a te Marco una domanda finale. Vai allora. Che si collega a quella delle competenze. Vorrei adesso ditemi anche, secondo voi, facciamo un esempio, perché va nell'ottica della rivoluzione del mondo del lavoro che sta avvenendo adesso e che impatterà anche su questo. Per esempio, se io sono un diplomato in una materia qualsiasi, ho speranze di fare un percorso che mi porti a lavorare in ambito cloud in un ruolo tecnico o meno tecnico, e dove trovo queste speranze? Cosa dovrei fare, per esempio? Sì, era proprio, stavo proprio andando in quella direzione, perché... L'avevo intuito, infatti ti ho fermato e te l'ho detto. Hai fatto bene. Parto da un dato. IaaS è ancora, quindi le macchine virtuali nel cloud, chiamiamola così, fanno ancora un 38% del mercato. Quindi quello, e non andrà a chiudersi a dopodomani. Quindi per arrivare a gestire quello, bisogna avere delle competenze su automation, remediation, e quindi... Uno che è un diplomato, gli dico, prova a installarti Docker, tirati su una macchina virtuale e installati Docker. Prova a metterti a usare Ansible per fare alcune cose, Terraform. Studiati un attimo come funziona Kubernetes, cioè Minishift, Mini K8. Comunque, se uno, anche col proprio computer a casa, può imparare a capire come funzionano queste tecnologie. Poi dopo, da lì, l'appetito viene mangiando. Se uno è più rivolto alla parte di sviluppo, se va a implementare software all'interno di queste tecnologie, se uno è più verso la parte infrastrutturale, va a capire come si usano al meglio queste soluzioni. Però secondo me anche un diplomato senza avere grosse competenze, se gli piace, se ha passione, più che se gli piace, perché secondo me parte tutto dalla passione, una delle cose che chiediamo quando ci sono i colloqui per la mia area è se uno ha passione per l'informatica, ci butta la testa e anche nel piccolo riesce. Poi ci sono le sottoscrizioni gratuite, ci sono anche, ogni tanto vedo anche il canale di Network Chuck che fa vedere con l'account all'Inode, sull'Inode, che costano centesimi di euro al minuto. Quindi uno può provare tutto se vuole, senza grosse spese, e imparare poco alla volta. Poi una volta che ha acquisito delle competenze base, può scegliere un percorso, può cercare l'azienda che gli dà la prospettiva di crescita nell'ambito cloud, ma secondo me riesce senza grossi problemi. Ci sono i corsi Udemy che hanno, Udemy, non ho mai ben capito cosa è l'accento, che consentono di imparare velocemente alcune tecnologie. Secondo me sì, assolutamente sì è la risposta. Detto che anche tutta la documentazione è free e online, quindi non nessuno scappa. Vuoi imparare qualcosa? Non ci sono segreti. Ecco, la bella cosa dell'internet è che nella programmazione non ci sono segreti, nel cloud non ci sono segreti. Non è che io devo venire da Andrea, da Vittorio, da Marco, da Dario, da me e farmi un corso. È tutto gratis online. Sì, io la voglio... voglio chiudere questo argomento. Dal punto di vista dell'azienda, la risposta che do a Dario è non solo è possibile, ma è necessario. Dobbiamo fare di necessità virtù, perché i profili professionali scarseggiano nel mondo del cloud. Noi facciamo estrema fatica a trovare profili junior e senior. Quindi ci stiamo in qualche modo anche adoperando, stiamo facendo qualche esperimento e abbiamo tanti esperimenti riusciti, ragazzi diplomati,
di ragazzi laureati, uno dei ragazzi più bravi che lavora con me è laureato in biotecnologie ed è un cloud architect ormai diciamo di qualità, che ha puntato tutto, come diceva prima Vittorio, su una passione sua latente, su un desiderio di crescere in questa direzione. C'è da dire che se dobbiamo fare questo sforzo è dovuto anche, cioè a volte lo dobbiamo fare anche con i laureati, perché molti curricula universitari ancora non sono allineati con le esigenze che abbiamo rispetto a questi profili da impiegare nel mondo del cloud. I ragazzi che escono da molte università hanno studiato le stesse cose che ho studiato io 15 anni fa. È ovvio che non va bene, comunque non sono pronti, comunque li dobbiamo in qualche modo riformare, quindi in qualche modo si diminuisce il gap tra chi è laureato in ingegneria informatica e in informatica e tutti gli altri. Le certificazioni, io dico che sono importanti, noi ci lavoriamo molto sui ragazzi su questo. Sono importanti le certificazioni verticali sui cloud service provider, dunque tutte quelle offerte da AWS, Google Cloud, Azure, ma citiamo anche gli altri, Oracle, eccetera, eccetera. Sono importanti le certificazioni trasversali. Noi, per esempio, quasi tutti i nostri ragazzi abbiamo fatto prendere la certificazione della Linux Foundation come Certified Kubernetes Administrator, le certificazioni HashiCorp su Terraform. Ne potrei citare tante altre. E abbiamo dei training path, dei certification path che diciamo facciamo seguire e che seguono poi la naturale evoluzione dei diversi profili professionali e le attitudini. Dunque, Dario, direi che per chiudere questo tema, nel mondo del cloud c'è posto per tanti altri, anzi userei questo momento per chiedere ai ragazzi in ascolto, ai colleghi in ascolto, di investire su questo mondo, perché è nata una vera e propria talent war ed è bene che ce lo diciamo, individuare persone che vogliono lavorare in questo mondo ci può fare solo piacere a noi e al sistema Italia, insomma al sistema imprenditoriale. La immissione di nuove competenze digitali è importante per tutti, quindi è un buon momento, diciamo, vista la forte esigenza delle aziende, e che, come succede sempre in questi casi, quando c'è molta esigenza, allargano il bacino di utenza. Quindi c'è possibilità di crescere, di formarsi, di autoformarsi. Di evolvere. Allora, sono tante posizioni anche di governance. Quando prima si parlava della questione costi e gestione, anche quelle sono aree totalmente scoperte. Quindi magari ho la parte di site reliability engineer, da un IT pro può trasformarsi in altri ambiti, non solamente i giovani, e anche chi vuole fare evolvere la propria professionalità. E prima Andrea citava le certificazioni, quelle sales. Anche noi stiamo facendo questi esperimenti in azienda di far fare le certificazioni, per esempio la Cloud Digital Leader e Google Cloud, ai nostri sales. È un esperimento che secondo noi ha molto senso, perché come diceva Andrea, permette di condividere un vocabolario, e poi i sales sono le nostre prime interfacce verso i clienti, quindi loro devono padroneggiare anche questi temi e devono saperli raccontare ai clienti. Non è facile, ma ci stiamo lavorando anche noi, insomma. È un esperimento interessante. Ragazzi, è stato molto interessante anche per me, spero anche chi ci ha ascoltato. Invito chi ci segue qui e su LinkedIn, se avete altre domande o dubbi, voi trovate Andrea Saltarello, Vittorio Pavesi, Marco Iusi e Lorenzo De Francesco su LinkedIn. Andrea tiene anche un podcast molto interessante sul tema, quindi se seguite su LinkedIn sono tutte persone molto disponibili al confronto, quindi questo confronto può proseguire anche quando cliccherò il tasto End su Zoom. Quindi ringrazio a tutti, auguro a tutti buona serata e ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. È stato un piacere. Ciao a tutti e tutti, grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Buona serata. I riferimenti qui, adesso faccio un po' fatica a mettervi i link di LinkedIn, però Vittorio Pavesi, Marco Iusi, Lorenzo De Francesco, Andrea Saltarello. Ti consiglio di cercarli su
LinkedIn. Se vai a prendere la locandina, ecco Lorenzo, velocissimo l'ha messa, se vai a prendere la locandina c'è il nome di tutti e sono taggati su LinkedIn già, quindi li trovi. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.